Un lancio di palloncini rossi per ricordare tutti gli operatori sanitari e i loro parenti deceduti a causa del coronavirus. È stato il momento più commovente della manifestazione svoltasi questa mattina dinanzi al Palazzo Municipale di San Giovanni Rotondo e contemporaneamente in altre 31 piazze d'Italia. Il flash mob è stato organizzato dal neonato Movimento Nazionale Infermieri, fondato da coloro che lavorano in reparti Covid o che sono stati comunque infettati dal virus e che hanno voluto ricordare di essere stati per molti pazienti l'ultimo briciolo di umanità. La categoria degli infermieri impegnati nella trincea del Covid ha voluto anche lanciare un messaggio alla società. Gli operatori sanitari sono la categoria che ha visto il maggior numero di contagiati. Ma non siamo untori, no, questo non possiamo accettarlo. È stato così facile e veloce definirci eroi, ma è stato altrettanto facile passare poi all'accusa di manzoniana memoria di essere noi stessi causa di contagio. Alla manifestazione è intervenuto per dare il suo sostegno l'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che ha incoraggiato i manifestanti. Con la mia presenza qui, come vescovo e anche come presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, ecco l'ospedale di San Giovanni Rotondo voluto da San Pio da Pietrelcina, vuole essere segno di solidarietà con voi, non solo per dire la stima, ma per dire continuate la vostra battaglia contro gli altri virus, ancora più difficili da distruggere di quanto non sia quello che sta falcidiando l'intera umanità e di cui siete voi i primi testimoni. E che la nostra società, ecco, non si accontenti di aver detto andrà tutto bene o eroi, ma sappia seguire, ecco, con i fatti le parole. Che la vicinanza, il rispetto e soprattutto la lotta ad ogni forma di pregiudizio. Ecco, il rischio, come ho letto nel testo che mi ha passato Silvia, ecco, di passare da eroi a untori, assolutamente no, un gesto del genere non è solo una cattiveria, ma io la definirei una bestemmia e un crimine sociale. Ecco, fate bene a combatterlo, a dimostrare la vostra presenza, a dire che ci siete e che ci continuate ad essere e a chiedere a tutti il rispetto dovuto e la verità che deve essere riconosciuta.